beve solo acqua, ha qualcosa da nascondere, diceva Baudelaire, e ovviamente noi abbiamo usato questa citazione per aprire questa ennesima puntata di Zona Gol 2014-2015, perché abbiamo qualcosa da nascondere. Innanzitutto, vedete, sono scuro, quindi mi nascondo pure io, ma vediamo se è scuro altrettanto anche il nostro amico Francesco. Benvenuti, e soprattutto il mio amico, collega, spalla, concubino, insomma, un sacco di qualità c'ha questo ragazzo. Caro Fabio, ben Sei più trovato anche chiaro? a te. Sei sempre molto buono con me nelle presentazioni. Non so se sono scuro in televisione, ma sicuramente non sono scuro in volto perché sono molto contento. E per rimanere in tema, direi che chi vuole saziare la sete di calcio dilettanti ha scelto il canale giusto. Ma direi proprio un canale idrico, insomma, Perfetto. a proposito di acqua, insomma, di vita, una lunga vita alla Rondinella, ovviamente, di cui qui oggi abbiamo l'ex presidente, ormai lo possiamo dire ex Assolutamente presidente, una decisione arrivata proprio nelle ultime ore, Stefano Volpini è venuto a trovarci. sì, buonasera a tutti. Allora Stefano, poi parliamo molto Certo. anche della tua Rondinella, tua perché comunque nel cuore, l'ho Assolutamente. letto anche su Facebook, rimane la Rondinella. Certo. Mentre alla tua sinistra c'è un uomo che insomma è un po' un padre di Zona Gol, un padre putativo di Zona Gol, ne ha fatte tante. Quella che Vabbè. vedete inquadrata è ritenzione idrica, non è pancia, quindi non è pancia. Quindi, tra l'altro Bruno dopo questa mi ha promesso la morte. Bruno Conti, DS dell'Audax Rufina, che rimane in promozione. Un Buonasera. complimenti ovviamente a te, Bruno, e alla tua squadra. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo questa puntata come al solito, Bruno, tu lo sai, Stefano lo scopre oggi perché ci sei già stato a Zona Gol, Sì, ma è la prima 5 anni volta che fa. torni quest'anno. Apriamo la trasmissione con le nostre rubriche. Siamo al top e siamo al flop, il Sì, meglio e il ho peggio della visto, ho settimana. visto. Sta a me partire, ecco qua, siamo al top con il cinghiale Peruzzi, così veniva soprannominato il buon portierone della Lazio, dell'Inter e di tante altre squadre, il nostro podio per il best della settimana. Al numero 3, non vogliamo essere blasfemi, ma per lo Scarperia, Salvate e Cammina è stato un po' l'auspicio di queste ultime settimane. La salvezza è arrivata, un pareggio in casa che per le regole ben note del mondo dilettantistico coincide con la permanenza nella categoria. Adesso però c'è da camminare e il camminare dello Scarperia sarà un percorso certo non agevole. Si sa ormai da mesi che il presidente Cresci abbandonerà la barca giallo-blu. Dovrebbe essere Fulvia Penni la nuova presidentessa della squadra scarperiese. Ovviamente c'è da vedere se la squadra nata nel 1920, quindi vicina al centenario, riuscirà a iscriversi e a allestire una squadra in grado di competere, perlomeno in maniera dignitosa e decorosa, nel prossimo campionato di seconda categoria, dove Fabio il prossimo anno ci sarà anche un mitico derby con il Eh sì. Sampierassieve. Non è un derby, ma è comunque una partita di altissimo livello, quella che vedrà impegnate Grassina e Firenze Ovest, perché questo ha detto il campionato di promozione, questo hanno detto i playoff, e quindi lo spareggio di fatto sarà tra la squadra di Tortelli e la squadra di Alari, protagonisti di un finale di stagione sensazionale. Vedremo chi la spunterà. La spunterà, o meglio, l'ha già spuntata il Le Boschi, caro Fabio, perché il Le Boschi continua a sorprendere la squadra degli Ultras, come ormai è da tutti ribattezzata. Splende il grigionero, vittoria con la Terranova Traiana dopo aver battuto la Rontese 1-0. Un altro 1-0 e adesso c'è lo spareggio con il Donoratico, insomma, la promozione è lì, sembra un sogno. Sembra un sogno, sembra anche uno simbolo il nostro titolo, no? Splende il grigionero, Esatto. sei Siamo stato poetici. poetico, sei stato poetico. Fra l'altro è un po' poetica anche la storia di questa squadra nata dalla terza categoria, insomma, cresciuta e è arrivata addirittura a un passo dalla promozione e con ormai i juniores che sono pronti al salto nei regionali dopo aver vinto i provinciali. Andiamo a vedere il peggio della settimana. Cominciando con un altro portiere a farci la compagnia, il mitico Mark Bosnich, ve lo ricorderete con la maglia dell'Aston Villa, fra l'altro proprio la maglia che indossa nella foto in cui ci saluta, saluta tutti gli amici di Zona Sì, Gol. esatto. Mark Bosnich, che però è un portiere che si è fatto ricordare non solo per i trascorsi appunto nel calcio inglese, portiere australiano, ma anche per quel simpatico saluto, insomma simpatico ovviamente in modo ironico, che rivolse ai tifosi del Tottenham, rei secondo lui di appunto avere origini giudaiche, direi. Insomma, Bosnich è veramente un portiere insomma, da dimenticare almeno per queste sue esternazioni.
Per quanto riguarda invece quello che c'è stato da dimenticare nel fine settimana del calcio dilettanti, al numero 3 vince la noia, indovinato, sì, si parla di Piagge, di Calenzano Piagge, il play-out, il derby di promozione, play-out che ha visto il Calenzano mantenere la categoria e le Piagge dire addio alla promozione dopo un solo anno, una partita in cui entrambe le squadre sicuramente hanno messo tutto, in cui il sole è stato un fattore perché comunque faceva molto caldo al Magnolfi, ma veramente una partita a basso ritmo, poche emozioni, peraltro 120 minuti senza vedere una rete, un po' una festa che non si è potuta concretizzare. Poi i play-out sono sempre una festa col morto, perché una insomma deve retrocedere a tutti i costi, però questa festa in particolar modo non ci ha divertito tanto. La Toscana che mette la retro al secondo posto del nostro podio è la Toscana di Serie D, con il girone E che ci dà un play-out che sicuramente fa un po' male agli amici toscani, quello che metterà di fronte Collegiana e San Donato, due realtà ovviamente importanti del nostro calcio, due realtà che però in questo campionato di Serie D hanno fatto fatica per motivi diversi, sicuramente due squadre che non partivano con un grandissimo budget e quindi hanno dovuto un po' arrangiarsi nel corso di una stagione non semplice e soprattutto di un campionato in cui erano presenti grandi squadre come il Siena, ma anche il Ponsacco e così via. Mentre per quanto riguarda il primo posto di questo siamo al flop settimanale, il Vaglia non quaglia e ovviamente non fa risultato il Vaglia, o meglio pareggia contro il Trocedo, ma è un pareggio che è molto amaro perché appunto proprio grazie al fattore campo il Trocedo si salva e costringe il Vaglia a tornare in terza categoria dopo tanti anni. Erano veramente tanti anni che il Vaglia non tornava nella terza categoria. Questo è il peggio della settimana. Bruno, ti chiedo anche a te Stefano un commento veloce prima di passare subito alle prime immagini. Qual è secondo te il flop dell'anno? Cioè il giocatore, la squadra che più ti anche ha deluso, il dirigente ovviamente, dalla Serie D alla seconda categoria, un nome. Il flop dell'anno per quanto riguarda diciamo la prima categoria penso sia stato il San Piero, quindi il peggio del peggio sì, perché una squadra non ha mai reagito, si può anche retrocedere, però bisogna retrocedere anche con una certa dignità calcistica, no improvvisare. Questo è frutto a distanza di anni, è frutto di non programmazione e i risultati sono questi. Stefano? Ma io, a parte parlare di flop, mi sembra ingeneroso, però se penso a quanto ha investito in questi due anni, sicuramente il Galluzzo in prima categoria, perché una società che ha investito molte risorse, con giocatori importanti, aveva sicuramente possibilità di far meglio, comunque l'aveva, perché sono persone che stanno dietro molto cuore alla squadra e hanno intenzione di continuare a insistere, avranno altre occasioni, però sicuramente dovranno magari organizzarsi un po' meglio, soprattutto per gestire questi grandi giocatori che avevano anche quest'anno, viene in mente solo uno che io conosco molto bene, Anton Giovanni, quindi voglio dire una squadra fantastica, quindi questo magari è la delusione, ma non, cioè chiamata flop magari a livello di risultati, ma non sicuramente l'impegno. Posso intervenire un attimo? Ho detto una cosa giusta, ho detto un flop, una squadra a prime posizioni. Ecco, anche lì io ho un caro amico, è Tanini, un grande amico, certo. Un dirigente. Franco, sicché lo dico con il bene, ho giocato nel Galluzzo, sicché lo dico con più affetto, lì è frutto di non programmazione, perché tre anni o due o tre che si provano, questo è interessante, con Perini, ha detto bene lui, Anton Giovanni, Marchi, insomma giocatori che per la categoria dovrebbero, però se devi vincere per forza, non vinci. Per forza, se non c'è programmazione non si può cambiare tutti gli anni un allenatore, non si può tutti gli anni cambiare sette giocatori, bisogna programmare delle vittorie. Questo te lo dico perché l'anno del secondo posto alla Rufina stentammo un attimo, l'anno dopo con una programmazione riflessa al primo anno ce l'abbiamo fatta.
prego. Fa molto caldo, quindi come hai detto tu in apertura, idratiamoci con un po' di gol, anche perché insomma lui diceva per forza, mi viene in mente la battuta storica, no? Per forza non si fa neanche l'aceto, noi parliamo solo di acqua oggi però. Acqua che appunto, come dicevamo, ci deve reidratare, ci devono reidratare anche i gol però. Sì, sì, stavolta vediamo i gol subiti da una Toscana, perché la Fortis all'ultima di Bonuccelli è andata a perdere 2-0 con il Fidenza, anche con un po' di sfortuna. Vediamo la sintesi. Ultima sfida di regular season per Fidenza e Fortis Juventus, con gli emiliani a fare le prove generali per i play-out e i biancoverdi a salutare Vitaliano Bonuccelli, la sua ultima da allenatore prima di approdare ufficialmente al Gavorrano. Passano appena 4 minuti e per il Fidenza è già tempo di esultare. Del Porto sale più in alto di Salvadori, Tognarelli sbaglia il tempo della chiusura e per Giglioli è fin troppo semplice battere in diagonale Giordano Calvarese. Al 16esimo la Fortis scheggia il palo con Sanni, l'assist di Frati è superbo, il capocannoniere biancoverde scatta sul filo dell'offside ma trova il montante alla sinistra di De Angelis. La risposta del Fidenza arriva con questa staffilata di Bersanelli dal limite dell'area che attraversa la selva umana in area di rigore e si perde a fil di palo. Ma la squadra di Montanini deve poi ringraziare De Angelis per l'intervento in uscita a mettere KO il tentativo di Bigeschi. La Fortis in stagione ha già collezionato 2 gol subiti sugli sviluppi di calci d'angolo a favore e per poco il conto non sarebbe salito a 3 se non fosse stato per l'intervento decisivo di Calvarese dopo il cost to cost locale. Nella ripresa ancora protagonista il portiere classe 1996 della Fortis, qui sugli scudi con una parata in bagger su un colpo di testa da 2 passi. All'80esimo minuto Reggiani, con un disimpegno maldestro, tocca il pallone con le mani nei propri 16 metri. Dal dischetto si presenta Emanuele Sanni, che però spreca tutto alzando a dismisura il pallone. All'87esimo il Fidenza va a millimetri dal chiudere i conti, Bandaogo colpisce sul secondo palo di testa, ma la traversa salva i biancoverdi. Al 90esimo il gol partita di Loris Formuso, che ufficializza la disputa del play-out con il Romagna Centro in casa. Per la Fortis appuntamento al 2015-2016 per il 15esimo campionato in Serie D nelle ultime 16 stagioni. E allora queste le immagini della sconfitta della Fortis a Fidenza 2-0, peraltro insomma abbiamo avuto l'italiano Bonuccelli qua in studio settimana scorsa e avevamo anche un po' svelato qualcosa che noi stessi avevamo creato, ovvero l'attenzione e l'attesa per il risultato che Bonuccelli aveva pronosticato a metà stagione, un risultato che se non sbaglio parlava di 48-52 punti. Mancava insomma da vincere la partita con il Fidenza per far sì che Bonuccelli, oltre che un ottimo allenatore, fosse anche un provetto Nostradamus. Invece almeno sulle previsioni diciamo che il buon italiano non ci ha dato per pochi punti però. Per pochi punti, vediamo perché allora, vediamo com'è finito questo girone di Serie D. Perché Rimini, vabbè, ha stravinto il campionato, Pera, correggimi se sbaglio Fabio, top scorer di tutti i gironi. Di tutti i gironi di Serie D con 30, a 27 c'è un tuo idolo, ma insomma ne parleremo se ci spostiamo in un'altra regione. Perché Andiamo a Cuneo, ne parleremo. Questa è la classifica finale con la Fortis che almeno a livello numerico termina come la peggiore delle Toscane, tutte lì 48, 47, 46 per Scandicci, Jolly e Fortis. Come detto, i play-out, è successo di tutto nell'ultima giornata con la Ribelle che è riuscita a salvarsi in virtù proprio della vittoria al Turri con lo Scandicci, spedendo direttamente in eccellenza senza passare dai play-out l'Atletico San Paolo Padova insieme al Termal e al Formigine. Là davanti Delta Porto Tolle, Piacenza, Correggese, Este, Abano e Scandicci faranno i play-off in turni diversi per insomma i fortunati eventi di Coppa per Scandicci e Correggese e per la classifica per le altre 4. Benissimo, questo era il quadro della Serie D, girone D. Io direi a questo punto di correre veloce perché comunque ci sono alcuni verdetti che sono arrivati nel fine settimana. Uno su tutti direi, insomma, la consacrazione del primato del Siena. E dunque andiamo a vedere il remix della Serie D e del girone E in particolar modo e poi ne parliamo in studio.
Dopo un'annata a dir poco tribolata, il Siena torna ufficialmente tra i professionisti e cancella il fallimento e la stagione di Furgatori in Serie D. Altro capolavoro firmato Massimo Morgia, che bissa il successo con la Pistoiese della scorsa annata, riportando la Robur in Lega Pro. I bianconeri battono a domicilio la Massese grazie ad un colpo di testa ravvicinato di Crocetti all'ottavo e al 2-0 dello stesso attaccante bianconero su una difettosa trappola del fuorigioco dei padroni di casa. Delirio bianconero, dal prossimo anno sarà Lega Pro. Il San Giovanni conclude meravigliosamente il proprio campionato con la rete di Petriccione allo scadere a regalare 3 punti contro il Ponsacco. I valdarnesi salgono così a quota 49 dopo i 18 punti in 18 giornate. Sotto la gestione Benedetti ne sono arrivati ben 32 nelle successive 17 partite con Malotti per un girone di ritorno di altissimo livello. Nell'anticipo del sabato Gavorrano e Pianese si fermano sul 2-2 e concludono un campionato decisamente al di sotto delle rispettive aspettative. Vantaggio degli ospiti con la rete di Rinaldini al 22esimo, il pareggio di Angelo Lombardi arriva dopo 240 secondi con un mancino chirurgico sul primo palo. Nella ripresa si ripete il copione, la Pianese rimette la testa avanti con il secondo gol di giornata di Rinaldini, ma al 61esimo arriva la definitiva risposta dei Minerari con la splendida firma di Silvestri per il 2-2 finale. Piano, qui c'è la bagarre in studio, qui c'è la bagarre, siamo all'isola di Tortuga. È colpa mia, di tutti e quattro, anzi nostra, perché siamo i padroni di casa, esatto. E non riusciamo a mantenere l'ordine. Ci mette invece sull'attenti il buon Lorenz con la classifica finale. Il Siena vince il campionato, Poggibon, Sirieti, Ponsacco e Massese ai playoff. Si inizia con Ponsacco-Massese domenica, la vincente affronterà il Rieti, la vincente nuovamente affronterà il Poggibonsi. Playout invece Collegiana-San Donato. Fabio, ricordiamo anche che tra poco, domenica, parte la Pool Scudetto e nel girone del Siena ci sarà anche il Rimini e la Maceratese, dobbiamo dirlo Fabio, perché al di là del fatto che ci gioca il nostro amico Daniel Coco, che tra l'altro salutiamo, ci sta guardando, insomma. Mirko Garaffoni, un altro giocatore. Mirko Garaffoni, ma soprattutto la Maceratese, la prima squadra italiana della storia della Serie A, la Serie D, a concludere il campionato in battuta. 22-12-0. Record europeo, per l'altre cose. Record europeo. Straordinario campionato della Maceratese, speriamo che Daniel abbia l'occasione di farsi vedere finalmente anche D'Antoni, ce ne sono giocatori toscani. Sì, ma a noi ci importa solo di Coco. Infatti, noi siamo solo... Noi siamo coco dipendenti. Posso dire una cosa sullo spareggio lì? No, perché c'è Bruno, bene che abbia balla libero, vero Bruno? No, volevo parlare un attimo dello spareggio del playout tra San Donato e Collegiana, dove c'è Lucia Carobbi, che a parte è un amico, ma è veramente una grande persona. Ultimamente ha sempre queste annate, queste missioni difficili, quasi impossibili, anche quest'anno vi assicuro che non è facile già arrivare dove sono, quindi gli faccio un mio grande bocca al lupo, perché oltre ad essere un grande allenatore è veramente un uomo vero, quindi forza Stefano. Allora, ovviamente forza Stefano, fra l'altro tra omonimi, quindi va più che bene, ovviamente tutti i tifosi del San Donato saranno in trepidazione sperando che Stefano va contro la storia. Non sa che Marco Ghizzani è stato un punto di forza della vecchia rondine, e siccome Marco è un amico io dico forza Marco. Ok, almeno facciamo 50-50, direi perfetto, perfetto Francesco. Abbiamo detto di queste due toscane in ballo, in difficoltà, però in realtà è stata un po' una settimana di grandi danze, perché appunto l'abbiamo detto, c'era playoff, playout, insomma noi ci siamo divertiti andando per campi e soprattutto insomma dalle categorie più alte alle categorie più basse abbiamo modo di vedere tutte le settimane ormai partite veramente molto interessanti. Già la prossima settimana insomma si parla di andare a Livorno a mangiare frutti di mare con il Le Boschi, cioè, magari. Tutti al mare per lo spareggio con la squadra della prima categoria, girone D, mentre per altre squadre si prospetta un futuro, Francesco? Si prospetta un futuro. D'Onorato che va allo spareggio a 62 punti, è arrivato secondo, 62 punti. E questa è una grossa differenza, però poi ne parliamo delle Boschi. Intanto andiamo con ordine, perché io stavo stimolando il mio amico Francesco a parlarci di categorie un po' più alte. Bruno è un battitore libero, è incontrollabile. Parlavamo di promozione, parlavamo del Sagginale, e ora fra un po' chiederemo anche a Bruno, visto che era nello stesso girone con la sua Audax Rufina. Allora, io ero presente a Sagginale e vorrei fare una piccola introduzione prima di vedere il gol che ha praticamente condannato il Sagginale al ritorno in prima categoria. Una partita
soprattutto nel secondo tempo a livello di gioco, dominata dalla Resco Reggello, che partiva con il fardello di dover vincere quantomeno al 120esimo. Partiva da un gap di 8 punti alla fine della regular season, quindi Saginale che era arrivato a un passo dalla salvezza diretta, bastava un punto e sarebbe stata nuovamente promozione. E una scelta ha fatto molto discutere è stata quella di Marco Guidi, ex della Rufina, che è l'allenatore, ma di fatto è allenatore giocatore, o almeno lo è stato nelle ultime settimane. Si è schierato e, vedendo la partita dall'esterno, la mancanza in panchina di un leader, di una guida, si è vista. Il paragone con Miliani, poi è stato anche espulso, ha fatto la differenza. Insomma, Miliani si è messo lì, ha guidato la squadra in maniera incessante dal primo all'ultimo secondo. In Saginale invece, almeno dalla panchina, il silenzio. E allora vediamo com'è andata il gol della Resco Reggello che condanna il Saginale. Tutto in 90 minuti. La stagione di Saginale e Resco Reggello si decide in un match senza appello, con i biancorossi favoriti dal fattore campo e dalla possibilità di salvarsi anche tramite il pareggio. Il Saginale, dopo un inizio incoraggiante, viene messo sotto dall'intraprendenza della squadra di Miliani, che sfiora il vantaggio. Pennellata di Natale, Ignesti allontana al limite ma trova Butera, che con il mancino pietrifica Becchi, il quale viene salvato dalla cattiva precisione del numero 11. Con Fraccone nel dugout, il peso dell'attacco è tutto su Elia Guidotti. L'ex forte si gira e va per il tiro ad incrociare, uscito troppo debole per impensierire Magnelli. Altra sortita offensiva dei padroni di casa, filtrante geniale per il solito Guidotti, che supera alle spalle Welle, si invola verso Magnelli ma trova la porta chiusa per l'uscita puntuale del portiere, che in due tempi perfeziona l'intervento. La squadra di Guidi, schieratosi al centro della difesa nell'ormai poco inedito ruolo di allenatore giocatore, arriva per la terza volta davanti a Magnelli, che si oppone nuovamente al colpo di precisione di Maenza. Sul calcio d'angolo Paolo Ignesti svetta in cielo ma non riesce ad indirizzare verso la porta. I biancorossi costruiscono un'altra nitida palla gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Magnelli accenna all'uscita ma resta nella terra di nessuno. Maenza prova a scavalcare il portiere ospite ma il suo pallonetto è completamente sballato. La Resco risponde con un tocco insidioso in profondità di Morandini. Guidi e Becchi non si intendono ma sulla correzione di Rovai il pacchetto difensivo biancorosso riesce a salvarsi. Nella ripresa bastano 30 secondi e per il Saginale sono brividi. Punizione telecomandata di Butera, Becchi viene salvato dal palo ma la Resco manda un chiaro messaggio ai padroni di casa. La sfida si infiamma e iniziano a saltare i nervi. Il primo a farne le spese al 52esimo è Alessio Miliani. Il mister del Reggello viene espulso da Baschieri. Il fischietto lucchese sarà chiamato ad un duro lavoro nella ripresa. Le due squadre iniziano a sentire sulla propria pelle il peso del risultato e il cronometro diventa un macigno da una parte e dall'altra. Capitan Vigiani prova a rompere gli indugi con questo inserimento che taglia in due la difesa ospite. Attento Magnelli sulla conclusione mancina. Poco dopo il Saginale si gioca l'all-in ma resterà con un pugno di mosche in mano. Maenza scherza con mezza difesa avversaria, perde il contrasto ma involontariamente favorisce la conclusione di Elia Guidotti. 6 gol in stagione per lui, ma un errore che sa tanto di presagio di quanto accadrà poco più avanti. La Resco, sfuggita al destino avverso, si ripresenta dalle parti di Becchi con un tiro cross pericolosissimo e una velenosa punizione di Natale a pochi centimetri dal colpo grosso. La partita prende la direzione di Reggello e Becchi torna Superman con una deviazione straordinaria sul colpo di testa ravvicinato di Morandini. Immancabili, i limiti caratteriali dei biancorossi riaffiorano e la Resco, a 11 dal 90esimo, apre le porte dell'incubo alla formazione di Guidi. Butera si porta a spasso Ignesti, la difesa biancorossa perde completamente le posizioni e non va a scalare su Morandini, che controlla e trafigge Becchi per un cocktail di gioia e rabbia agonistica da condividere con tutta la panchina. Sul campo il Saginale risponde con questa mezza girata di prima intenzione di Guidotti, ben arginata dal solito Magnelli, strenuo difensore della propria porta. I biancorossi, anziché ruggire con il pallone tra i piedi, abbandonano la partita e fioccano i cartellini rossi. Il primo a lasciare il rettangolo di gioco è Pozzi, che al 90esimo va a colpire Butera, a palla ormai scaricata. Passano 3 minuti, Natale trattiene fallosamente Guidotti, che persa ormai lucidità e cognizione, va a colpire al volto l'avversario e lascia i suoi in 9. Si scatena un parapiglia che vede protagonista anche Cataldi, il giocatore è entrato da appena 13 minuti con una manata in coccia e il viso di capitano in Sardà. Per i biancorossi arriva la tripla inferiorità numerica.
dalla panchina reggellese viene allontanato Barletti, preludio del triplice fischio finale che al 96esimo sancisce la salvezza della formazione di uno stoico Miliani e condanna il Sagginale all'amaro ritorno in prima categoria dopo la storica impresa del 2011-2012 targata Giovanni Tortelli. A partita ormai in archivio arriva la sesta espulsione di giornata, quarta per i locali, stavolta per Cianferoni. Un epilogo avverso in una stagione piena di ombre e delusioni. Insomma, il Reggello ha sovvertito il fattore campo e ha dato un grosso dispiacere a tutto il popolo del Sagginale che insomma torna in prima, ma dobbiamo innanzitutto dire che sono stati veramente anni fantastici quelli del Sagginale in promozione, una favola per molti versi. Poi però forse, e lo chiedo anche a Bruno, in questa stagione tante difficoltà anche in un campionato come quello di promozione che non è semplice. Sì, non è semplice, però quando le annate, allora, io l'ho detto un tempo non sospetti, il Sagginale era partito con una rifondazione a livello di organico, ha fatto un girone di ritorno importantissimo, una media punti promozione se non ne sbaglio, e vedendo il filmato di ora c'è da dire mia colpa, perché nel primo tempo si va a chiudere, non andare in vantaggio e poi chiuderla. Purtroppo le annate quando nascono storte, questi sono i risultati, perché vedendo filmati le occasioni più grosse le ha avute il Sagginale. Tra l'altro vedendo i filmati insomma si è potuto apprezzare anche un paio di jab, qualche modo. Sì, vabbè, quello fa parte nel nervosismo quando c'è cioè ci si gioca la vita calcistica praticamente. Però vedendo il filmato mi sembrava che meritasse di perdere, almeno dalle occasioni create. Sì, va detto anche comunque nel secondo tempo c'è stato un palo, una traversa del Reggello. Sì. Io parlo per quello che ho visto, no, l'ho visto. Naturalmente, però Bruno va anche detto che probabilmente noi insomma lo diciamo un po' da tempo, ma non per portare Iella al Sagginale, però parlavi prima te di programmazione, quello che era stato fatto con Giovanni Tortelli gli anni precedenti, probabilmente quest'anno la direzione, come dire, ha subito un'importante sterzata e va anche detto che insistere così tanto su alcuni giocatori che probabilmente non hanno creato un gruppo, perché si è visto all'inizio con Nardoni, Bambi è comunque un direttore sportivo di un certo spessore, ha rifatto praticamente la squadra a gennaio, cioè gli errori del Sagginale al di là poi di come è andata la partita probabilmente vanno ricercati molto prima. Cioè a volte succede che poi quando vai per rimediare gli errori ne fai altrettanti, purtroppo, perché le squadre sono passato la Rufina stessa, e a gennaio abbiamo dovuto rimboccarsi le maniche e cercare un attimino di tamponare i reparti che erano un po' più in difficoltà. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Sagginale che invece non ce l'ha fatta, quindi il prossimo anno giocherà in prima insieme a un'altra squadra che tu hai definito insomma un po' la delusione della stagione, il San Piero, che tra l'altro ha ufficializzato già i nomi del nuovo staff tecnico, direttore sportivo e allenatore. Si parla di Vaiani per il ruolo di direttore sportivo, di Nardoni per il ruolo di allenatore. Insomma, anche Nardoni si dovrà rilanciare, perché le ultime annate non sono state così positive. Vaiani possiamo dire altrettanto, perché la sua esperienza stagionale tutto fuorché positiva può essere definita. Insomma, vince. Sai, io sono abituato a un San Piero, al San Piero della buonanima di Beppe Fossetti. Era uno che, non lo dico perché mi emoziona anche a dirlo, perché era uno che il calcio lo sapeva fare, lo sapeva programmare e conosceva i giocatori. Purtroppo vedo che il San Piero negli ultimi anni è andato per sentito dire. Sì. E Bruno, parliamo un attimo prima di passare anche a quanto è successo nell'altro play out, un po' di questa Rufina. Intanto te sei arrivato in corsa dopo un paio di stagioni in cui eri sostanzialmente fermo come direttore sportivo, dopo risultati comunque importanti, no? Un secondo posto, una promozione e una salvezza. Perfetto. Due anni fermo. Allora, intanto ti chiedo se ti senti anche di aver preso una rivincita. No. Verso chi non ti ha cercato negli anni precedenti,
E comunque, se all'interno magari della realtà mugellana, ma un po' in generale, questi direttori sportivi ogni anno vanno, vengono, deludono molto spesso, soprattutto in Mugello negli ultimi anni sono in pochi i direttori sportivi che hanno fatto bene. Allora, si parlava di filiera corta, no? Mm. Oggi si parlava di filiera corta. Devo rubare una battuta del mio amico Fabrizio Folloni. Un grandissimo, anche un nostro amico. Un mio amico è un ottimo allenatore, che dice bene, l'altra sera eravamo insieme, dice Bruno, ti ha detto, non lo ricordavo nemmeno, il secondo posto, il primo posto, la salvezza. No, abbiamo gli archivi, non me lo ricordavo. Io, cioè, tutti gli anni sono sempre 5-6 direttori sportivi che le squadre si rigirano, cioè tutte cose improvvisate, magari perché tizio è amico di quello, amico di quell'altro. Va di moda i direttori sportivi che retrocedano e fanno danni economici alla società. Che rubo questa battuta a Pollone, io non ho queste caratteristiche, che probabilmente spero che alla Rufina mi rinnovino la fiducia, perché se mi mandano via la Rufina per me è dura rifare calcio. È vero, perché è troppo bravo Bruno, obiettivamente non la ritroverebbe una società. No, perché la società, bravo, no, ma di modo questo, d'altra parte queste certe caratteristiche non ce l'ho, non ce l'ho vuoi da riesci a ripetere. Esatto. Non ce l'ho vuoi da non posso neanche prendere la rondinella, perché non ci sono più, se no ti piglia la rondinella. Un posto glielo trovate. Si guarderà. Ora poi arriviamo anche a parlare di rondinella, yes. Però io direi di esaurire prima i play-out. Stefano, ce n'era uno molto interessante per la provincia fiorentina, io direi, quello che metteva di fronte il Calenzano e le Piagge, due realtà storiche del nostro calcio, soprattutto le Piagge di storia recente. Resto un po' perplesso sul risultato, perché credevo le Piagge ce la potesse fare, anche perché il Calenzano non è in grosse acque, in acque tranquille, quindi si parla che non si riscrivano, quindi c'è dei problemi, e le Piagge pensavo che ce la facesse con lo spirito che li contraddistingue da sempre, e invece io la partita non l'ho vista perché era per delle boschi, quindi c'è stato più uno, mi ha detto prima che partituccia. Partita quindi... che poi il caldo ha messo anche la paura di perdere, il caldo ci ha messo di suo anche. Anche lì qualche scaramuccia strana, perché le Piagge tutta gente tranquilla. Allora, nel rettangolo di gioco c'era loro testimoni, sì. Ha avuto due espulsioni le Piagge, ma per somma la munizione, non perché. No, uno è il rosso diretto. Sì? Sì, il calcio. No, però a parte questo, Piagge è una realtà bellissima, che a me piace ricordare, perché proprio lì dove emerge il cuore, cioè un gruppo di persone proprio di un quartiere hanno fatto una cosa secondo me fantastica, dalla terza sono partiti e parecchi, correggimi se sbaglio, sono sempre soliti, quindi portano avanti questa storia in maniera bella, e si sapranno rifare, e sicuramente il prossimo anno ripartiranno ancora con maggiore entusiasmo, sempre con Gianluca Lapi in porta, perché lui non si leva. Quindi le Piagge te le vedi ripartire anche dal prossimo anno, perché con un rinnovato spirito? Non è 92, è un 62. Io credevo fosse un 82. Comunque, detto questo, non stiamo a discutere troppo sull'età di Gianluca Lapi, perché insomma non sta neanche poi così bene. Porta bene. L'abbiamo un po' annunciato, insomma, in tribuna a Calenzano, se mi manda la clip il mio amico Lorenzo, il regista, c'era un personaggio incredibile accompagnato da un ex portiere della Fiorentina. Il personaggio incredibile ovviamente è il nostro amico Bruno Conti. Riprese a tradimento, quindi. Riprese a tradimento. L'altro è solo Andrea Ivan, ex portiere della Fiorentina, tra le altre, e anche della Fiorentina, delle voci. Sei veramente un VIP, non ti l'ha detto. Insomma, bel ragazzo. Tra l'altro abbiamo messo sotto la colonna sonora della strana coppia, perché obiettivamente non si capisce bene cosa. Lì tra l'altro si intravede anche la tartaruga. Sì, si intravede la tartaruga. La tartaruga ce l'aveva i guinzagli. Ora, dopo aver parlato di tartaruga, che mi sembra un animale che rende bene l'idea del ritmo, della velocità che c'è stata in Calenzano Piaggio, andiamoci a vedere la sintesi. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio comunale Paolo Magnolfi. Amici di Teleiride, siamo qua a commentare lo spareggio play-out tra le Piagge, che sono ospiti della formazione di casa, che è il Calenzano. Va quest'oggi a giocarsi la categoria, attenzione, grande occasione per il Calenzano sullo sviluppo in una punizione, la conclusione del numero 8, Aldrovandi. Righi contrasta e serve un ottimo pallone sulla corsia per Bresci, che lascia partire un gran sinistro.
Ponziani, che però viene anticipato a sua volta. Ancora le piagge con Bresci, sempre molto propositivo, il pallonetto, miracolo, grande parata di Lippi. Mancino a rientrare, la parabola a cercare Fusco sul secondo palo, molto bravo Lapi ad intervenire. Pericoloso calcio e punizione, Piana che serve Vastola, la palla interessante, Vastola se ne va con un numero incredibile, ancora Vastola, la conclusione fuori di un soffio, grande azione di Vastola, conquistato da Bonciani che fa ripartire il contropiede. Attenzione Bonciani, cerca il cambio fascia, gran palla per Ponziani, Ponziani davanti al portiere, atterrato, proteste anche dal pubblico per un presunto fallo da rigore ai danni di Ponziani, che era stato molto bravo ad attaccare lo spazio sull'ottimo lancio di Bonciani. Era cercata la battuta in area di rigore, la palla scorre, attenzione Fusco, prova la girata, ecco la battuta, attenzione, per poco non ci arriva la battuta del numero 11 Maionchi sugli sviluppi dei contrasti aerei in area di rigore in occasione del calcio d'angolo. Giomi sbaglia lo stop e quindi riconsegna, rimessa laterale per Capizzi, Capizzi il cross accetta a cercare Righi, grande chiusura della difesa del Calenzano. Capizzi punta l'uomo, prova a saltarlo, arriva sul fondo, riesce a mettere un buon pallone, non ci arriva per un soffio, selvaggio prova a proteggere il pallone ma Scefni lo contrasta, attenzione anche un calcione da parte di Ceripa che ha perso la testa, incredibile, Ceripa ha perso veramente la testa a cercare Scefni, attenzione si libera Scefni, Scefni contrasta il rigore, il tiro fuori, attraversa tutta l'area di rigore, veramente una grossissima occasione e si fa battere subito il calcio d'angolo corto, ancora Righi, il traversone che diventa un tiro che Lippi riesce a respingere, batti e ribatti come al solito, la palla termina sui piedi di Fasav che allunga per Maionchi, attenzione Maionchi prova ad andarsene sulla corsia di destra, il pallone è al centro a cercare Capizzi, la palla scorre per Bresci, attenzione Bresci che non trova il tempo per la battuta, appoggia dietro per Baudone, l'azione si perde, Aldovrandi alla battuta, il suo destro, è veramente una bella parabola che Lapi è costretto con un volo felino a respingere in calcio d'angolo, un bel calcio di punizione, sempre molto bravo in questo gioco, serve sulla fascia Baudone, Baudone, Baudone se ne va, incredibile Baudone, ancora dribbling di Baudone, si presenta quasi davanti al portiere e viene chiuso dalla retroguardia del Calenzano. Baudone poi era anche ammonito, ha commesso un fallo ai danni del portiere Lippi, essendo già ammonito il secondo cartellino fa scattare il cartellino rosso e la palla viene conquistata però dal Calenzano con Scefni che appoggia per Bertini che a sua volta serve il numero 7 Bonciani, Bonciani al limite dell'area, la possibilità della conclusione che colpisce il palo alla destra di Lapi, brivido nel finale per la porta di Lapi e comunque la partita termina qua, il Calenzano con molta sofferenza ottiene la salvezza ai danni delle piagge. Quindi, ricapitolando, Sagginale e Piagge tornano in prima categoria. Come è tornato il Pontassieve? Caro Bruno, il Pontassieve però, battendovi in una delle ultime partite, stava per distruggere il sogno della salvezza diretta, no? Cioè, io dopo Pontassieve, senz'altro, ho temato. Cioè, no, ho avuto paura, però siamo stati bravi, è stata brava la squadra. Soprattutto. Hanno fatto gli enzimi dopo la sconfitta. No, gli enzimi. È stata brava la squadra perché invece dopo una sconfitta del genere si può anche un po' sfilacciare, no? Invece il gruppo è rimasto coeso, compatto. E poi vorrei dire anche una cosa, noi avevamo tre giocatori infortunati per tutto l'anno, Innocenti, Giannelli e Parrini, e purtroppo e partecipavano agli allenamenti anche se non potendosi spogliare e facendo sentire la loro presenza e mettendosi a disposizione del gruppo nonostante non potevano essere utilizzati, quello è stato, faceva parte, lì ho capito che il gruppo era veramente compatto.
poi il risultato ci hanno dato anche ragione. Ma quindi, insomma, un po' di meriti hanno Centini, visto che è stato criticato, cioè, a destra e a sinistra, li possiamo dare? Ascolta, anche in vista della prossima stagione, non lo so. Ascolta, criticare l'avranno criticato al di nell'ambiente, fuori. Nell'ambiente. Non certo noi della società, perché il mister ci ha portato a una salvezza. Poi se si guarda a 38 punti, insieme a Nantella, la squadra più accreditata di noi. 4-5-6 punti, volendo, ora sono anche esigente. Devo fare playoff, il mister ha lavorato bene, ha fatto un'ottima salvezza, anche lui insieme a noi, insieme alla squadra, è riuscito a essere coinvolto da questo gruppo, e i meriti sono più che altro del mister, oltre ai giocatori, senza ombra di dubbio. Quindi confermato. Ma ascolta, dopo 15 giorni abbiamo finito il campionato, fino al 30 giugno, Centini è il nostro allenatore e potrebbero essere anche in futuro, però in questo momento non facciamo nessun pensiero a nessuna... Ancora insomma non avete preparato? No, perché ora ci siamo goduti questa salvezza, poi quando il direttore generale, il presidente decideranno di mettersi in moto per costruire il futuro... La salvezza e Rufina è un po' come un matrimonio ganese, no? Durano settimane. Esatto, cioè, la festa salvezza sta durando settimane. Non si sono preparati per niente. A Rufina non stanno. Quindi questo è il messaggio che ci dà Bruno. A Rufina non stanno preparando la stagione prossima. Non c'è programmazione a Rufina. No, sto scherzando. Perché sennò Bruno si arrabbia. Premetto. Rettifica. La porta sono via. Premetto. Ci siamo presi una decina o 15 giorni. Diciamo di libertà, si sono presi la società, il presidente, il direttore generale, tutti noi, siamo presi una quindicina di giorni di riflessione, poi insieme costruiremo il futuro della Rufina. Ancora non c'è niente di intentato. Onore alla Rufina, a parte gli scherzi, onore alla Rufina che ha ottenuto una importantissima salvezza in promozione, peraltro insomma dopo aver riconquistato una categoria importante come questa. A proposito di promozione, sono giocati anche i playoff ovviamente, che hanno visto il Grassina battere il Bibbiena, come dicevamo in apertura, e il Firenze Ovest battere la Zenit Audax. Questo porterà di fatto al match che vi abbiamo ricordato in precedenza, quello tra Grassina e Firenze Ovest, Grassina di Giovanni Tortelli, Firenze Ovest di Alari. Mio ex. E tuo ex giocatore, fra le altre cose, ci ricorda Bruno. Insomma, due allenatori che sono amici di zona gol, quindi per noi un vincitore non basta, però insomma... Si deciderà questo campionato, almeno per Grassina e Firenze Ovest, in questa partita. Il vostro pronostico, come la vedete? Ecco. Ma una partita aperta, il Grassina che ha conteso fino a fondo il campionato a Montevarchi può sicuramente, ora tra l'altro anche in buona condizione, può dire la sua, la stessa cosa vale per l'Ovest. Quindi è una partita. Un euro su chi lo scommetterete? Io lo scommetterei su Grassina. Bruno? Due squadre hanno disputato un'ottima stagione, cioè il Grassina stesso io l'ho incontrato due volte, io c'ero solo di turno. Ah, tu l'ho incontrato una volta? Una volta, è una squadra organizzata, una squadra compatta, ha trovato quel missile davanti, altrimenti insomma è arrivata a 4 punti da una squadra che purtroppo era difficile battere. L'Ovest ha fatto un ottimo campionato, ma sta facendo molto bene in fase di playoff, ha fatto una vittoria importante alla Portuale e domenica ha rivinto l'altro spareggio. Insomma, le squadre arrivando in corsa bisogna starci attenti. Quindi... C'è un ragazzino davanti, Bruni, autore del gol. Ragazzo di grossa prospettiva secondo me. E poi figlio d'arte anche lui, che suo babbo è stato. Allora la Rufina sta lavorando. No, te lo stai portando alla Rufina? No, magari. Questo giocatore secondo me va a vedere una Serie D, una Lega Pro addirittura. Bene. Senti, Bruno ci dà anche insomma delle indicazioni per il futuro, giustissime. Futuro di cui si comincia a parlare anche a diciamo al Galluzzo, anche se in realtà la squadra delle Boschi, perché insomma il futuro delle Boschi è in costruzione. Francesco,
Proprio così. Prima Fabio andiamo a vederci però i gol dei playoff di promozione. Sì, giusto, giusto, scusami. Se scusami. Non ti va poi No, anzi però... vediamoli, sono curioso di vedere i gol di Grassina Bibbiena 2-0 e Zenit Audax Firenze Ovest 0-1. Il Grassina di Tortelli e il Bibbiena di Brunchi faccia a faccia sul neutro di Montevarchi. Una partita tanto attesa, ma che in pratica dura appena 17 minuti. I rossoverdi infatti partono subito all'arrembaggio e al dodicesimo trovano il punto dell'1-0 con Tacconi, ben servito da Di Tommaso. Passano altri 300 secondi e arriva addirittura il 2-0. Sottili ubriaca, mezza difesa rossoblu, appoggia dietro per Fantechi che con un tocco sporco prende in controtempo Poponcini. Il Bibbiena è assolutamente in balia degli avversari dal corner di Caschetto. Per poco non arriva il gol del KO tecnico su questa mezza girata di Tacconi. Gli aretini lasciano poi campo libero alla discesa di Tacconi che non riesce a centrare il bersaglio. Nella ripresa Bicchi e Undini non riescono a spazzare un pallone elementare. Per loro fortuna Fantechi spreca il gentile omaggio degli avversari. È sempre il numero 7 di Tortelli a creare scompiglio qui con una soluzione improvvisa dal parcheggio di casa sua che si perde a centimetri dal palo a Poponcini battuto. Con la forza della disperazione il Bibbiena si getta in avanti ma crea una sola palla gol con il colpo di testa fuori misura di Rotelli. L'ultima parola spetta al Grassina con una punizione strepitosa di Mazzolli che si stampa sulla traversa. Al Brilliperi è 2-0 per il Grassina, atteso dallo spareggio con il Firenze Ovest da cui uscirà il nome della prossima partecipante al campionato di eccellenza. A Sesto Fiorentino infatti il Firenze Ovest ha superato per 1-0 l'accreditata Zenit Audax. I pratesi in avvio arrivano con irrisoria facilità nell'area di rigore avversaria, prima con il tiro in precario equilibrio di Baroncelli di poco sul fondo e poi con una doppia clamorosa chance. Silvestri trova l'opposizione di Nucci, l'azione resta viva e il portiere di Alari è sensazionale sulla volée di Baroncelli. La porta si chiude in faccia ai giallorossi che ci riprovano poco dopo con lo stesso Baroncelli senza fortuna. Il Firenze Ovest alla prima discesa mette i brividi alla squadra di Bichi. Guilherme pesca De Carlo con un filtrante, ma a tu per tu con Del Bianco. L'11 fiorentino alza troppo il pallone. Al 39esimo l'equilibrio si rompe e a gioire è il Firenze Ovest. Dai 25 metri Bruni spara con il mancino un missile. L'estremo difensore pratese si allunga, ma non può nulla. Nella ripresa tante occasioni potenziali, ma pochi pericoli concreti. Per il Firenze Ovest ci prova Senese, felino l'intervento di Del Bianco alla sua destra. La Zenit nel finale trova una punizione di Baroncelli, ma la deviazione trascina la sfera fuori dallo specchio. Per Alari e i suoi ragazzi è festa grande, l'eccellenza è lontana appena 90 minuti. Allora, le sintesi che non volevo mandare in onda, di cui vi volevo privare, invece no, era importante vedere appunto il destino di Grassina e Firenze Ovest, da dove arriva, adesso però è veramente il momento clou della puntata, parliamo delle Boschi e di questo grande sogno promozione. Intanto però chiedo agli amici della regia se preparano Facebook di Stefano Volpini, perché vorrei vedere un messaggio che il presidente ha scritto. Questa me la potevi risparmiare. Questa te la potevo risparmiare, ma non ti risparmio niente invece. Allora, intanto andiamo a vedere la sintesi, okay. Insieme, tutti insieme ci guardiamo questo magico Le Boschi, aleo dai grigio nero, e dopo rientriamo e parliamo anche di Rondinella. La quarta e la quinta della regular season a giocarsi sul campo di Rignano l'accesso alle finali dei playoff. Il curioso destino del girone C con la Terra Nuova Traiana e il centro storico Le Boschi messe fuori gioco, Audace Galluzzo e Rontese a contendersi il penultimo step prima del sogno promozione. Accompagnata dalla consueta marea grigionera sugli spalti alla squadra di Serrau a partire meglio con un tap-in solo accennato di Marco Capparelli. La Terra Nuova Traiana che aveva collezionato una vittoria e un KO nei due precedenti in campionato si affaccia dalle parti di Cerboneschi con una conclusione che a suon dei rimbalzi viene arginata dai guantoni del capitano grigionero, chiamato a ripetersi poco dopo su un'altra soluzione dal limite. I biancorossi provano per la terza volta ad arrivare al gol da fuori area, qui la staffilata di Innocenti termina però a lato.
Stesso destino per Milanesi, che supera con un tunnel Nofri, ma spara abbondantemente alle spalle della porta di Meozzi. I ritmi si mantengono contenuti, la compagine di Finocchi è costretta a fare nuovamente i conti con Cerbonischi, bravo a contenere in angolo la punizione dalla distanza degli aretini. E poi nuovamente chiamato in causa sul tracciante mancino di Cuchi, una delle punte di diamante dei biancorossi. Dopo 18 minuti dall'inizio della ripresa, il Leboschi passa, calcio d'angolo del neoentrato Cenni, Milanesi stacca indisturbato nel cuore dell'area di rigore e dà il vantaggio ai suoi, scatenando l'entusiasmo di tutto il popolo grigionero. La Terranuova cerca in tutti i modi di ritrovare la parità, ma deve fare i conti con un impeccabile Cerboneschi, prima sulla punizione di Mani e poi sul destro diretto all'angolino di Nofri. Lo stesso numero 10 biancorosso si divora il punto dell'1-1, deviando malamente un cross proveniente dalla fascia destra. Dal mancino di Cuchi può nascere sempre qualcosa di pregevole, stavolta però il numero 8 pecca di precisione e frustra le residue speranze di pareggio. Finisce così in estasi per il Leboschi, che può alzare le braccia al cielo, e un pensiero non può che andare agli ultras, autentico carburante di una realtà che non finisce di stupire. Domenica contro il Donoratico i grigioneri disputeranno la finale regionale dei playoff e il sogno è sempre più realtà. Stefano, carta bianca di tutto quello che vuoi sulle boschi. Posso dire una cosa io? No, allora Bruno, ma... No, me lo buttate fuori, me lo buttate fuori. Come qui non ha... No, io fammi parlare. Devo dare complimenti, veri, a Andrea Serrao. Non mi fa parlare. Perché si parla tutti gli allenatori o i pittichi. Andrea è uno che partito dalla terza categoria. Ok. Beh. Ho una soglia d'alla, non lo dico. Bravo, okay. Non grazie, lo dire. Grazie Bruno, togliere il microfono. Vai. Vai allora, Stefano. No, le boschi, per me, Fabio sa perché... il primo anno che della trasmissione sono venuto qui ospite con Leboschi è una, si è fatta insieme 5 anni fa, siamo partiti dalla terza, ci siamo trovati con questi ragazzi fin dall'inizio a fare questa società, peregrinare da un campo all'altro, dalle due strade, poi arrivare a Galluzzo e da lì si sono fermati, poi le strade si sono divise, ora vi leggo il mio messaggio, sì ne parliamo dopo, poi ne parliamo dopo. E le boschi è una grande gioia in questo momento per me, è abbastanza tribolato per vedere le boschi che ottiene questi risultati con la prima squadra, ma non solo, perché c'è la juniores che l'anno scorso aveva ricominciato, perché la juniores l'avevo fatta io il primo anno, poi era stata cancellata per puntare sulla prima squadra. L'anno scorso sono arrivati ultimi e hanno stravinto il campionato con un grande mister, Andrea Terreni, che era con noi i primi 2 anni dell'esperienza delle boschi. Quindi che dire, complimenti alla società, complimenti a Marco Zingaver, che oltre ad essere un fratello per me è un grandissimo dirigente, perché con a basso profilo, veramente non mai sopra le righe, sta tenendo questa società insieme, come ha detto Bruno, a un fenomeno, a un portento del calcio. Non glielo dite, cioè, domenica scorsa gli ho visto fare una cosa che poi lì per lì mi sembrava strana, poi l'ho capita. L'ultima mezz'ora ha fatto anche il massaggiatore, cioè entrava in campo con la bordaccia, in realtà lo lasciamo lente per terra e dava indicazione ai giocatori. Cioè questo è veramente una cosa... È stato veramente un acquisto importantissimo e ha tanta voglia ancora di dare a questi ragazzi, perché le boschi sono tifosi, la società è dei tifosi, sono tifosi e stanno avendo questi risultati. Non è più un fenomeno locale, ma un fenomeno nazionale importante, al di là della categoria, perché io questo ci tengo a dirlo, non è importante la categoria dove si gioca, ma è importante il messaggio che si dà, e il messaggio che dà alle boschi è un messaggio bellissimo, è un calcio vissuto in cui veramente si pensa a stare insieme, a divertirsi, a prendersi in giro, a loro anche a bere, perché no, perché non fanno del male a nessuno, stare tutti insieme, veramente si porta avanti questa cosa, nessuno lo credeva, loro sono stati, quando sono arrivati al Galluzzo, erano in terza categoria, il Galluzzo saliva in prima, se dovessero rimanere a Galluzzo magari si trovano promozione, loro sono in prima, non restano a Galluzzo perché andranno a giocare a San Donnino
quindi vivranno anche questa esperienza. Vediamo, perché ancora è tutto, sì, da, definire, è tutto comunque... da definire, però io so, così mi dicano, sì, che c'è grosse speranze, e perché vivere un campo ti dà la possibilità, quindi magari chi, perché no? Ti fa un settore giovanile con dei piccoli grigionieri che crescano. Sarebbe importante sicuramente per la crescita della società. Dici. Che lui non ha, l'ha detto, però non ha dato un futuro, li conosce molto più di me. Io l'ho visto 2 o 3 volte, sono andato a vedere. È un pubblico rumoroso ma non violento. Assolutamente no. Questo ho notato, più facile, 4 grulli fanno a cazzotti, questi sono 400, fanno il suo tifo, rumoroso, folcloristico, però non ho mai visto atti di violenza. Canta 90 minuti e stanno proprio bene. Allora, noi dicevamo prima, non è importante tanto la categoria quanto il messaggio. Il messaggio delle Boschi ovviamente è quello di un calcio che la società ha scelto, quello di un calcio, diciamo, popolare. Quello della Rondinella invece deve essere un messaggio di tradizione. Si parla di una delle società storiche del territorio fiorentino, forse dopo la Fiorentina la più conosciuta tra le società fiorentine. Stefano, sei stato presidente fino all'altro ieri, in pratica. Stato presidente fino a ieri. E invece però adesso è un'esperienza che si conclude. No, questa. No, un'esperienza chiusa. Io... Perché? La domanda ho dato, è stata una visita alla Rondinella, perché io... Intanto riguardiamo anche il messaggio, sì, scritto, vabbè. Insomma, sono belle parole. Sì, è quello che penso, cioè io sono piace tranquillo. Anche a Bruno Conti. Sì, piace a Bruno Conti, ma anche scritto, quindi... Ho scritto quello perché la sì, verità... Sì, assolutamente, ti ringrazio. Io, la Rondinella, da bambino, cioè io andavo a scuola in Piazza Renelli, mi lasciavano lì a 10 anni, lì a Torrino, e poi andavo a scuola a piedi da lì. E per me la Rondinella è stata la squadra del cuore, l'ho sempre seguita da tifoso, poi piano piano... Nelle, si può dire, nelle nefandezze sono emersi i tifosi, piano piano da barista, bigliettai, dirigenti, poi ci sono trovati, mi sono trovato a fondare la società insieme ai tifosi, poi dopo le strade sono divise, io sono rimasto perché sennò, tengo a sottolineare, non avremmo continuato, da vicepresidente mi sono trovato presidente 2 anni e mezzo fa, quando con beghe tantissime, che fare presidente in una società, un'associazione è impegnativo perché sei responsabile su tutto e quello che succede e sono tante le cose che possono accadere. Perché ho smesso? Ho smesso perché ho finito il compito, cioè nel senso io ho riportato insieme a Simone Bartolacci, che è il vicepresidente, altro tifoso è con me in questi anni, per me un fratello, abbiamo riportato la squadra al Torrino, la sede storica, abbiamo riportata nel quartiere, abbiamo continuato a giocare le 2 strade nonostante ci fosse tutto questo grande affetto verso la Rondinella, non capisco perché non si è mai fatto del male a nessuno, qualcuno ci ha visto come un'opposizione, in realtà la Rondinella non ha mai avuto l'ambizione di tornare nelle grosse categorie, secondo me queste sono categorie che purtroppo magari i vecchi tifosi mi infameranno subito, tanto poi mi vedranno più, quindi mi possono infamare anche ora, no, non c'è problemi, quindi sono abituato, sono stati 3 anni di infamate, quindi non c'è problemi. Detto questo, non sono le categorie che contano, conta quello che fai, conta lo spirito. Io ho scritto in un messaggio in questi giorni perché sono molto poetico, mi viene questa cosa. Diciamo che ha toccato il cuore. Ma ha toccato il cuore perché, anche riferito alle Boschi, io ho scritto cuore, passione, appartenenza. E qualcuno mi ha risposto, ma il cuore e passione noi dovremmo essere in Serie A, ti sei dimenticato il terzo termine, appartenenza. L'appartenenza che c'è alle Boschi e per quello che io mi sento molto vicino in questo momento perché, e li invidio molto perché questo andrebbe fatto, cioè dare fiducia in quello che si fa, portare un messaggio di trasparenza, quello abbiamo fatto, una società limpida, senza un euro di debito, che spendere, Bruno lo sa che queste categorie sembrano una passeggiata, ma non lo sono. Sono dei costi di gestione. Sono i costi, noi addirittura non abbiamo il campo, noi solo di campi, noi quest'anno si è speso 14.000 euro, solo di campi. Cioè, io quindi... penso una cosa, io sono più vecchio di Stefano, sì. Che la Rondinella l'ho vissuta per fortuna quella bella. Quella l'ho vissuta anch'io, però. Sì, vabbè, gli anni per tre. Come ti fai? Gli anni della C. Loro, la gestione di Stefano insieme a tutti i suoi dirigenti sono ripartiti davvero da... Zero palloni. Però qualche dirigente, che io sono amici miei fra l'altro, dovevano scordarsi di dosso che la Rondinella della C non c'era più. Dico bene, Stefano. Vivevano ancora attaccati a un sogno. Qualcuno era abituato ancora alla vittoria a Bologna e a Coppa Italia.
e queste situazioni che invece... abituato anch'io c'ero, avevo 12 anni, però, mi porto a mio babbo, però, però purtroppo, purtroppo Stefano insieme ai tifosi, insieme ai ragazzi poi da solo, sì, insieme a Simone hanno raccattato due lire, hanno fatto l'iscrizione, sono passati alla terza categoria. Roma fu mia fatta in un giorno, se no. Poi aspettavano 4 anni andare in eccellenza. Comunque vale, Bruno, va bene così, nel senso l'abbiamo fatta risorgere, adesso cioè, ci sono persone che sono intenzionate a portare avanti questa cosa. Io mi sono fatto da parte perché non vedo più quella passione, quel sentimento che vedevo prima. Ci sono altre persone, io mi auguro che facciano bene. La Rondinella è stata la mia vita nel senso calcistico. È una porta chiusa, nel senso ormai io quello devo dare l'ho dato. Auguro veramente a queste persone che continuano, che prenderanno il mio posto insieme a qualcuno che è rimasto, di fare molto bene. Voglio solo ringraziare le persone che con me hanno fatto questa cosa, a partire da Simone Bartolacci, a Lapo Alessandri che è stato il primo allenatore, a Massimiliano Papucci, a Massimo Nardi che è stato con me 3 mesi, mi ha chiamato anche oggi, perché la cosa bella in questi giorni ho ricevuto tante telefonate, tanti messaggi di persone del mondo del calcio che hanno avuto state colpite da questa cosa. Quindi io voglio ricordare questa gente che insieme a me ha contribuito, e anche all'allenatore attuale Ballini, che ha fatto un lavoro fantastico, una persona a cui auguro veramente un amico di Zonagola, anche lui fra l'altro ex allenatore mio, sì. Quindi per forza uno, no, una grande persona insieme ai ragazzi, il grande Pallac, perché a te la vedo dura, è impossibile, infatti ci provava, ma sono certe cose non si può proprio fare. Detto questo, la Rondinella la categoria l'ha mantenuta, sì. Adesso ripartirà dalla seconda categoria, vedremo, sicuramente senza Stefano Volpini. Sicuramente, ma questo... Che però ha un piccolo angolino di cuore biancorosso. No, ma il cuore resta biancorosso, poi la vita va avanti, ognuno fa le sue esperienze, io farò le mie. Io abbia farò... già la ordata per una squadra di professionisti. E che fo io? No. Vabbè. Allora, siamo in chiusura, anzi abbiamo già sforato, sì, ovviamente, sì. Come tutti i martedì, io non posso che ringraziare e salutare il mio compagno di viaggio, Francesco Benvenuti. Torneremo qua anche la prossima settimana a raccontarvi, sì, tutto il calcio dilettanti. Ringrazio Stefano, grazie, che è tornato a trovarci. Grazie a voi. Ringrazio Bruno, che come sempre un vulcano. Incontenibile. Sono stato bravo. Un uragano, ma a noi piace così, perché sei bravo anche quando sei incontenibile. Detto questo, termina qua la puntata di Zona Gol. Io vorrei dire insieme a Francesco una cosa, che in questi tempi, insomma, di temperature particolarmente alte, di sudore, è importante sempre idratarsi. Ricordatevi, la parola chiave è idratarsi. Perché è uno sponsor. A martedì idratarci. Non è uno sponsor. Idratatevi. Arrivederci. No, non troppo.